Vita 2. La busta paga di Racida. Racida ha preso la prima busta paga e parla con una sua collega. Non capisco. Qui c'è scritto che il mio stipendio è di 1000 euro, ma io ho preso 700 euro. È normale. Con una parte del tuo stipendio il datore di lavoro paga i contributi per te. E a chi dà questi contributi? Una parte all'INPS, la previdenza sociale. E perché devo dare una parte dei miei soldi all'INPS? Per quando stai male, così puoi stare a casa e sei pagata. E per la pensione, così quando sei anziana prendi la pensione. E poi, a chi dà gli altri contributi? All'INAIL, per gli infortuni sul lavoro. E l'INAIL cosa fa per me? È un'assicurazione. Se ti fai male, se hai un infortunio sul lavoro, l'INAIL paga le spese. E dobbiamo pagare anche qualcun altro? Ci sono le tasse che vanno allo Stato per i servizi per tutti. Ospedali, strade, scuole. E chi lavora senza contratto non paga? Se lavori senza contratto, non fai il tuo dovere e non ti danno niente, non hai nessun diritto. Allora bisogna che conosciamo bene i nostri diritti. Sì, dobbiamo conoscere bene i nostri diritti e i nostri doveri, ma si dice diritti, non dritti.